Siamo da Gesù e Maria. Sempre siamo. Stiamo festeggiando, fratelli e sorelle carissimi, la solennità dell'Epifania del Signore, una festa molto importante perché è il culmine del tempo di Natale e contiene l'emblema della risposta giusta all'offerta di salvezza di nostro Signore, che è ovviamente rappresentata dallo splendido cammino e dai gesti che compiono i magi. Purtroppo però, come vedremo, sullo sfondo di questa bella festa, oltre all'esempio dei magi da cui parleremo, mettiamo sempre dalle cose positive, disgraziatissimamente c'erano allora e ci sono oggi delle risposte molto sbagliate all'incarnazione. La crudeltà di Erode, mascherata dall'inganno, dice: quando l'avete trovato venitemelo a dire che così vengo pure io. E voi sapete che Erode ha massacrato oltre 300 ragazzini sotto i due anni, l'abbiamo festeggiato il 28 di dicembre, questa purtroppo è storia, per uccidere il figlio di Dio, perché concepiva Gesù come un concorrente, come uno che gli toglieva qualcosa, no? E però ci sono anche sacerdoti e scribi che sapevano tutto, i magi non lo sapevano, ma loro sì, hai visto la stella, certo, perché c'è il Messia che deve nascere a Betlemme, ci stavano le profezie, sono andati ad adorare Gesù, gli è cambiata la vita con Gesù. Con chi se l'è presa tanto Gesù nel Vangelo? Chi erano gli ipocriti, scribi, farisei e sacerdoti? E mi permetterete qui di fare un riferimento all'intervento di Papa Francesco di mercoledì scorso, contro il quale sono sorte tante polemiche inutili e sterili, perché tra l'altro quello che ha detto è profondamente vero, a mio modestissimo parere. Brevemente andiamo con ordine. I magi chi sono? Astrologi potenti dell'Oriente vedono qualcosa di strano nel cielo perché hanno la capacità, attenzione, di guardare in alto, di sollevare lo sguardo, quindi di non stare sempre guardando la terra, le cose della terra. Guardano in alto, vengono portati a Betlemme, intercettano a Betlemme le profezie, arrivano nella stalla, vedono un bambino come tutti gli altri, ma in quel bambino riconoscono Dio. Nel silenzio cosa fanno? Lo adorano. Il verbo è proschiunisi, cioè si prostrano con la faccia a terra, gesto che oggi fanno i musulmani, noi non lo facciamo più, ma hanno fatto dei magi, mostrarsi con la faccia a terra e dire: tu sei Dio, un bambino, e gli offrono i doni, espressione di cosa? Tradizione della Chiesa. L'oro è l'amore, l'incenso è l'adorazione e la preghiera, fatti sempre in un contesto di silenzio. La mirra è il sacrificio che loro avevano già fatto per andare appresso a Gesù, migliaia di chilometri in condizioni disagiate, mettendoci la faccia per andare a scoprire e a incontrare il nostro Signore. Questi sono l'esempio buono. Cosa ci lasciano le immagini? Un cammino alla ricerca, guardando in alto, che culmina nell'adorazione. Attenzione, la Chiesa, il luogo sacro, è il luogo dell'adorazione. Io da quando sono arrivato sto anche, tra le altre cose, cercando di aiutare tutti quanti fedeli a riscoprire la bellezza e l'importanza dell'adorazione eucaristica, sia come celebrazioni comunitarie il giovedì sera, sia adesso da quest'anno anche con la giornata intera di esposizione del Santissimo Sacramento in adorazione. Noi dobbiamo sempre tenere presente che lo spirito dei magi è spirito di adorazione profonda, e che il nostro Signore non possiamo incontrarlo ad adorarlo, ecco perché Papa Francesco ha tanto insistito durante l'Avvento, se non impariamo a fare silenzio. E vi chiedo a tutti gentilmente di essere profondamente sempre rispettosi del silenzio in Chiesa e di contribuire a mantenere questo clima e a farlo rispettare, perché sapete, come tutte le altre volte, questa è una chiesa d'arte e non è frequente trovarsi dinanzi a situazioni in cui disgraziatamente la chiesa diventa, da luogo di adorazione, di silenzio, un luogo che assomiglia più a un pubblico mercato. Io vorrei leggere al riguardo, poi passiamo alla seconda parte dell'omelia, uno straccio di un'omelia di San Giovanni XXIII, quindi un altro papa buono,
fatta ad Ostia la quarta domenica di Quaresima del 1963. Cito testualmente, lo trovate tranquillamente anche online. Il Papa Giovanni XXIII disse queste parole: «Sono molto contento di essere arrivato fin qua, ma se vi devo esprimere un desiderio, è quello che in chiesa non gridiate, non battiate le mani e non salutiate neanche il Papa». In chiesa non si saluta neanche il Papa. È maleducazione. L'ha detto il Papa, ma c'è un motivo per questo, capite? Perché la chiesa è tempio di Dio, tempio di Dio. Lo disse in latino, templum Dei, templum Dei. Ora, se voi siete contenti di trovarvi in questa bella chiesa, immaginate se non è contento il Papa di vedere i suoi figlioli. Ma appena li vede i suoi figlioli, il Papa mica batte loro le mani in faccia. E questo che sta davanti a voi è il successore di San Pietro. Tra l'altro, il successore di San Pietro, buono, d'accordo, non intransigente, cattivo, è attualmente canonizzato dalla Chiesa, cioè santo. Quindi il Papa è sempre il Papa, capito? Però ha questi titoli ulteriori. Questo spirito è fondamentale perché Dio si incontra nel silenzio, nella preghiera e nell'adorazione. Se no, vedremo subito, ti passa davanti e tu non lo incontri. Allora, parlare di Erode è molto semplice. Erode chi sono? Sono coloro che sono i nemici di Gesù, sono coloro che lo fronteggiano, che lo considerano come un nemico della felicità. Ah, se divento cristiano, tocca andare a messa tutte le domeniche, ma il mercoledì delle cene si fa pure il digiuno, e poi tocca fare un sacco di rinunce, tante cose belle della vita non le posso fare più, via via, facciamo secco il nostro Signore. Questo è stato detto anche onorevolmente nel secolo scorso. Una cosa che non è del tutto finita, quindi l'aggressione violenta contro Gesù e contro il cristianesimo. Oggi, almeno in certe parti, è più verbale, ma sapete che in alcune parti del mondo c'è ancora l'aggressione fisica e cruenta. Ma la cosa più preoccupante, a mio avviso, è il tentativo di portare il cristianesimo, perdonatemi, all'eutanasia. Voi sapete che l'eutanasia è più tranquilla, anzi sembra quasi una cosa rispettosa nei confronti di chi sta in mezzo a tante sofferenze, e è meglio che lo facciamo cessare di soffrire. E purtroppo questa eutanasia lenta del cristianesimo ci stiamo concorrendo un po' tutti dal vecchio continente, e cadendo sotto astuzie più raffinate di questa di Erode, che però piano piano, nel corso di una lenta progressione, nel corso degli anni, guardate, ci stanno portando a esautorare di significato gli eventi di fede. Ecco perché Papa Francesco ha insistito tanto sul silenzio prima dell'avvento, stare davanti al presepe, e perché in questi giorni ha detto: facciamoci un esame di coscienza. Perché se noi andiamo a messa per abitudine, no? Quindi senza un rapporto profondo interiorizzato con Gesù, e poi usciti fuori, diamo, tra virgolette, l'ha detto lui, scandalo, odiando, parlando male, comportandoci male, scandalo fuori o scandalo anche dentro, è meglio questo o è meglio una persona lontana che magari come i magi comincia a interrogarsi un po', fa un cammino e quando si riavvicina riacquisisce una fede simile a quella dei magi? Questo era il senso di quello che diceva il Papa, ed è un senso molto condivisibile. Ora, che è successo? Pensate un po', guardate tutti quanti richiami che il Papa ha fatto durante l'Avvento: non mondanizziamo il Natale, non pensiamo solo alle cene, ai regali, eccetera eccetera. Vi faccio una brevissima carrellata di come piano piano la mentalità del mondo sta esautorando tutti quanti i nostri misteri della fede, li sta mondanizzando, sta diventando tutto quanto una grande occasione per fare feste tra virgolette laiche, dove il festeggiato non c'è più. Guardate, e pensiamo soprattutto al messaggio dato ai bambini, i messaggi che danno anche le scuole. Arriva Natale, chi c'è a Natale? C'è Babbo Natale. Ci sono i canti di Natale che, per rispetto di tutti, devono evitare addirittura di nominare anche il nome di Gesù, perché così non si offende nessuno. Sembrerebbe, ma che problema, ci sono bambini, c'è Babbo Natale. Andiamo avanti. Oggi è l'Epifania. Vado a chiedere a un bambino: che cos'è oggi? Che festa è oggi? È la Befana, giusto? Quindi ci stanno le calzine e le calzette, poi ci stanno
io non ho mai visto, si brucia la Befana, mi dicono, io non ho mai visto questa cosa qui, non so, quindi le streghette, le scopette, cose di questo genere, sembrano tutte quante cose, ma andiamo avanti, tra poco comincia la Quaresima, ma prima della Quaresima che c'è? Il Carnevale, tutti mascherati, voi sapete che il Carnevale proprio storicamente, oggi non ha più ragione di esistere, perché della Quaresima, perdonatemi, non gliene importa più niente a nessuno, ma una volta, sapete perché nacque il Carnevale? Perché quando la Quaresima era Quaresima, cioè la Chiesa che faceva penitenza, che si mangiava la carne mai, d'accordo, con tutta la Quaresima, dice, poi te faccio vedere io, non mi scateno prima, ma magno da tutto, faccio macello, e che tu mi fai pagare la tassa della Quaresima e prima mi devo sfogare, non c'è più ragione di esistere, però sopravvive. Andiamo avanti, la festa dell'Assunzione, quella è Ferragosto, stiamo tutti quanti in ferie, poi arriva Pasqua, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, quindi andiamo, gira fuori porta, Pasquetta, le vacanze, montagne, eccetera, eccetera. Quindi dicevo ieri che io noto un calo di affluenza, e non solo io, anche i miei confratelli. Una volta c'era chi veniva a messa almeno a Natale e a Pasqua, ma da quando sono prete oggi c'è stato, avete visto quando un aereo atterra, no? Atterra piano piano, quindi sto flusso che continua a scendere, cioè che manco Natale e Pasqua, non ti dica più, e poi abbiamo l'ultimo arrivato, Halloween, voi parlate con un bambino, arriva alla fine d'ottobre, che questi sanno niente della festa dei santi, niente, che la Chiesa nel mese di novembre ci chiede di pregare per i defunti, i suffragi, niente, c'è Halloween. Adesso non voglio fare il pacchettone, ma capite che cosa voglio, su cosa voglio riflettere, voglio far riflettere. Cioè, noi abbiamo una grande responsabilità, d'accordo? Non possiamo farci un granché, questi sono fenomeni culturali, però nel nostro piccolo possiamo, come dire, assumere una linea alternativa. Tutti fanno così, ma per me Natale rimane Natale, per me l'Epifania rimane l'Epifania, per me Pasqua rimane Pasqua, il 31 ottobre rimane la vigilia di tutti i santi, eccetera, eccetera, il 15 agosto è la festa dell'Assunzione. Questo io vivo e questo trasmetto, per esempio, via genitore ai miei figli, facendo attenzione, perché se uno viene continuamente ubriacato da queste cose, e poi presto tardi, bevi oggi, bevi domani, diventano parte di te senza che nemmeno te ne accorgi, e perdiamo le cose più belle della nostra fede senza nemmeno accorgerci. Ecco perché l'eutanasia. Allora che succede? Veniamo ad assumere una posizione simile a questa di questi scritti, cioè noi sappiamo le cose, cioè in Italia lo sanno che a Natale è nato Gesù bambino, più o meno chi è Gesù Cristo, la Santissima Trinità, la Chiesa, il Vaticano, lo sanno tutti, ma questa sapienza cosa ti cambia nella vita? Quasi niente, ed ecco perché possono generarsi anche in noi che siamo vicini, atteggiamenti e comportamenti di vita che pur stando vicini sono molto simili a quelli dei mondani. E attenzione che poi i mondani ci guardano e mentre a loro si perdonano tutto, a noi non ci perdonano niente. Poi se sei prete, ancora di meno, capite? E certamente sono cattivi nel giudicare, ma a volte non ci hanno tutti torti. E noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che, in quanto credenti, abbiamo un pochino gli occhi puntati e la nostra coerenza è un fatto sia anzitutto interiore davanti al Signore, ma anche una testimonianza che siamo chiamati a rendere davanti ai nostri fratelli, perché possano attraverso la nostra vita anche loro avvicinarsi e credere in Gesù come unico Salvatore. Bene, ci aiuti la Maria Santissima a vivere il cammino dei magi e a prendere esempio da questi grandi uomini di fede e di intelligenza, e a combinare e a fare in modo che i nostri passi culminino in una sempre più rinnovata coscienza della grandezza e della divinità di Gesù e uno spirito di profonda e sincera adorazione di Lui. Siamo lodati Gesù e Maria.